ritrovati con un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi il rendiconto finanziario e l'assestamento di bilancio che hanno ricevuto l'ok a maggioranza dall'aula di Palazzo del Pegaso. Vediamo. Il bilancio della Toscana presenta un saldo finanziario positivo tra entrate ed uscite di quasi un miliardo, in aumento rispetto al 2022. Ma considerando alcune voci di incidenza negativa, si chiude con un disavanzo pari a 1,2 miliardi, cifra rappresentata dal Fondo Anticipazioni di Liquidità e dal debito autorizzato e non contratto. Il rendiconto generale dello scorso anno è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale con 24 voti favorevoli e 13 contrari. Rispetto al testo originario, spiega una nota, si è reso necessario accantonare dal risultato di amministrazione 35 milioni per recepire le indicazioni della sezione di controllo della Corte dei Conti. Sono gli investimenti, credo, la parte qualificante del rendiconto, perché c'è un'inversione di tendenza, si riduce la spesa corrente, aumenta la spesa di investimento. È vero, si fanno più mutui, aumenta leggermente l'indebitamento che comunque sta sotto la soglia dei limiti stabiliti dalla legge. Gli investimenti vuol dire interventi in infrastrutture a sostegno dell'economia, a sostegno delle comunità, significa quindi mettere risorse per lo sviluppo economico e dei territori, e questo è il compito della regione. Quindi il giudizio che noi diamo sul consuntivo, sul rendiconto 2023 è un giudizio positivo. Abbiamo accolto l'eccezione della Corte dei Conti ad una leggerissima correzione di 17 milioni su un ammontare complessivo di valori finanziari pari a 14 miliardi, quindi ripeto, una correzione di 17 milioni su 14 miliardi complessivi, solo perché c'è una interpretazione della Corte dei Conti per cui non possono essere scaricati sul bilancio sanitario gli oneri finanziari relativi ad investimenti in sanità. Ma di investimenti in sanità questa regione ne ha fatti molti, moltissimi in questi ultimi anni. La regione Toscana e il presidente Gianni in particolare continuano a suonare come l'orchestra del Titanic, perché nonostante il miglioramento del disavanzo e passa da 3 miliardi e mezzo di euro a 1,2 miliardi nel giro di 10 anni, in realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne, un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale, la gestione del personale è poco trasparente e poco efficace, addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza che su alcune aziende partecipate la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici, e poi sulle società partecipate c'è una situazione molto pericolosa, riguarda ovviamente non solo la società Termini Montecatini, che sappiamo è in concordato ma che è già costata 11 milioni di euro di svalutazione, ma anche Fidi Toscana e Firenze Fiera non se la passano benissimo. È una situazione molto complessa a fronte della quale il presidente Gianni in realtà ha detto va tutto bene, madama la Marchesa. L'Assemblea Toscana ha approvato a maggioranza anche l'assestamento al bilancio finanziario 2024-2026, che rappresenta una presa d'atto dei risultati emersi alla chiusura dell'esercizio 2023, riflettendo la situazione finanziaria al 31 dicembre scorso e adeguando i dati del bilancio in corso di gestione alle necessità attuali. L'assestamento di bilancio interviene nella parte dell'anno più delicata, dove appunto bisogna rendicontare la fase di equilibrio dei conti. Ci sono ovviamente delle difficoltà nella tenuta economica finanziaria, ma riscontriamo un elemento positivo nel corso dell'anno che consideriamo molto favorevolmente. Questo consente la tenuta della maggioranza e nel contempo ci porta verso le prossime variazioni di bilancio e verso la parte finale dell'anno a valutare
valutare in termini positivi laddove sarà possibile la possibilità anche di tornare indietro rispetto all'incremento delle tasse, anche qualora e soprattutto venisse confermata le prime indicazioni di validità per quanto riguarda la legge del payback, che per quanto ci riguarda ci aveva visto appunto stare un po' in attesa in vista di questo pronunciamento, per cercare di portare il governo Meloni ad assumersi le proprie responsabilità. Qui si trattano di tanti milioni di euro che il governo deve impegnarsi per retrocedere alla nostra regione. Su quello rimane ferma la nostra convinzione di non gravare sui cittadini toscani, e mi auguro che da qui a fine anno questa soluzione si possa trovare. Siamo stati convintamente contro l'assestamento del bilancio di previsione 2024 e 2026. Non siamo stati per dare coerenza a quanto avevamo già votato e dichiarato nel mese di dicembre a proposito proprio del bilancio. Noi saremo per un Consiglio regionale che si occupi di fare il Consiglio regionale. Credo che sia terminato il momento delle celebrazioni, dei premi. Credo che sia arrivato il momento di impostare diversamente il bilancio, di renderlo asciutto per i soli funzionamenti dell'ente. Penso che l'epoca di Gianni, Presidente del Consiglio, sia ormai passata da un tempo e ci debba essere una assoluta discontinuità a riguardo. Noi vorremmo fin dall'inizio un fondo della Giunta a disposizione del Consiglio, con un preciso accordo tra Giunta e Consiglio per fare le leggi che occorrono effettivamente ai toscani. Ed un altro tema portante affrontato in Palazzo del Pegaso nelle sedute che hanno preceduto la pausa estiva è stato quello delle concessioni balneari, con l'ok arrivato in aula alla proposta di legge. La Toscana avrà dunque un provvedimento che anticipa anche le altre regioni a livello nazionale. Indennizzi agli attuali titolari delle concessioni balneari da parte degli eventuali vincitori delle gare imposte dalla direttiva Bolkestein e criteri di premialità alle piccole e medie imprese che parteciperanno alle aste. Sono i punti cardine della proposta di legge approvata dal Consiglio regionale con i voti favorevoli di PD, Italia Viva e Lega, in vista dei nuovi bandi. L'atto, che ha ricevuto la contrarietà di 5 Stelle e Forza Italia e l'astensione di Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, riguarda 34 comuni della costa toscana. Intanto l'apprezzamento per un'approvazione larga del Consiglio su una proposta di legge che innova la legge 31 del 2016 sulle concessioni demaniali ad uso turistico e ricreativo. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equo indennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale, ma nel frattempo nel 2021 reintrodotto dal governo Draghi con una legge. E forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Anche con il riferimento all'equo indennizzo, riferito al valore non ammortizzato dei beni strumentali, quindi degli investimenti che l'azienda ha fatto, e anche al valore reddituale dell'impresa. Affidiamo alla Giunta regionale, che avrà 45 giorni di tempo, la redazione delle linee guida dove questo equo indennizzo sarà qualificato. Inoltre si introduce un altro principio, che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive. Ci siamo astenuti riconoscendo il profilo illegittimo di questa legge, che cerca di dare una risposta anticipando a Firenze quello che stiamo affrontando e risolvendo a Roma. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte, su quello della scarsità della risorsa. Stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura delle nostre coste, e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario. Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge, che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente, da qui il nostro voto di astensione, perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Un buon dibattito che però chiaramente aveva dalla sua una buona componente d'ordine politico più che pratico.
Crediamo che in questo momento, in un vulnus nazionale, la Regione Toscana abbia dato un'impronta politica che però va nella direzione di quello che è un confronto serrato anche a livello nazionale con le categorie e quindi che porta avanti il principio appunto di sviluppo e quindi di premialità per quelle che sono le micro, piccole e medie imprese, che in Toscana ce ne sono tantissime in tema di stabilimenti balneari, e quello che è il principio appunto di equo indennizzo e quindi di valore imprenditoriale per tutte quelle imprese che si ripresenteranno nel futuro quando verranno fatte le assegnazioni degli stabilimenti e che non riceveranno purtroppo l'assegnazione dello stabilimento balneare. Riteniamo che questi due principi siano due principi saldi per garantire a tutte quelle famiglie, che poi sono imprese, però sono persone, sono famiglie che garantiscono il servizio dello stabilimento, quindi il servizio della tutela ambientale, della sicurezza all'interno degli stabilimenti balneari, che garantiscono un turismo accessibile a tutti e che fa grande la Toscana nel mondo, sia dato loro un principio di serenità e di tranquillità in questo momento di impasse. Oggi di fatto la Regione cerca di sostituirsi allo Stato in un'azione per supportare i comuni, a detta della Regione stessa, ma in realtà in questo modo creerà soltanto i presupposti per un'impugnazione da parte del Governo nazionale, che in pratica girerà di nuovo all'indietro le lancette dell'orologio e porterà alla scadenza del 31 dicembre ancora più vicina e senza una soluzione. Il problema delle concessioni balneari deve essere guardato in un'ottica più ampia, deve essere guardato all'interno anche di quella che sono la disponibilità della risorsa, anche in una visione rispetto alle spiagge libere che sono drasticamente venute a calare e quindi offrendo meno disponibilità anche alle persone che non hanno la possibilità economica di accedere agli stabilimenti. C'è un problema della risorsa e anche ambientale, c'è un problema delle strutture sulla quale è uscita una sentenza recentemente che devono ritornare di proprietà dello Stato, e soprattutto c'è il diritto della navigazione, una normativa sovranazionale europea che ci dice chiaramente che dobbiamo riportare l'impostazione a quella che piuttosto è seguita in Francia o in Spagna. Forza Italia è l'unica forza politica che il Consiglio regionale ha votato contro questa legge fatta dalla sinistra, che uccide un tessuto economico fondamentale per la nostra regione, per l'economia della Toscana, ma soprattutto anche per l'economia italiana. Questa legge affossa definitivamente gli stabilimenti balneari, introduce un elemento sul quale non possiamo noi non essere contrari, cioè l'indennizzo. Ma quale indennizzo? L'indennizzo si dà a chi ha subito un incidente, a chi gli hanno bruciato la macchina. Qui gli tolgono il lavoro. Fare le aste significa togliere il lavoro a un'intera economia, l'economia degli stabilimenti balneari, l'economia delle nostre infanzie, l'economia di una comunità intera, gli stabilimenti balneari, famiglie che da anni gestiscono stabilimenti balneari, che hanno fatto investimenti, che ci hanno messo sacrificio, che curano la costa. Cosa sarebbero le coste italiane senza gli stabilimenti balneari? Si prendono cura delle coste anche nel periodo invernale. Lo stabilimento balneare è la famiglia per tanti di noi. Ecco perché Forza Italia è contraria alle aste, contraria alla Bolkestein, contraria agli indennizi. È giusto che ci siano dei punti fermi e che diano ristoro e un equo indennizzo ai balneari che si trovano in una situazione sicuramente critica, perché non sanno come e quanto investire nella loro attività, ma credo che soltanto una giusta ricompensa allo Stato per queste concessioni possa essere, debba essere attinente alla legge stessa e quindi debba essere ricompresa nella legge. Quindi una riformulazione globale di tutta questa vicenda che muove migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro, e che però limita la sua attività su quanto possa essere o meno il ristoro delle concessioni perdute. Questi dunque erano i macro temi trattati dall'Aula dell'Assemblea Toscana nel corso delle ultime sedute. L'appuntamento con la voce del Consiglio ovviamente torna la prossima settimana su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.